for mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows. Ma questi sono gli ingredienti per la nostra torta pere e cioccolato: 4 pere, anche qualità coscia, 170 g di farina 00, 30 g di cacao in polvere, 170 g di zucchero, 70 g di olio di semi di girasole o, se preferite, burro, 2 uova, 125 g di yogurt. Io ho preso questo che è quello greco, è il mio preferito, e anche quello che trovo sempre a casa. 130 g di cioccolato fondente o in scaglie, gocce come queste, una bustina di lievito, della vaniglia e della cannella. Vaniglia, la stecca di vaniglia e la cannella sono opzionali, come volete voi. Io aggiungerò anche delle noci, che a me piacciono tantissimo, sia con il cioccolato che con le pere. Per la nostra ricetta dobbiamo inizialmente montare le uova con lo zucchero, quindi 2 uova, 2 nelle uova metto sempre un pizzico di sale, un pizzico preciso, soprattutto nei rossi. Mettiamo lo zucchero. La vaniglia. Allora, potete usare sia l'aroma di vaniglia sia la... potete anche non metterla, non è per forza, ma a me piace tantissimo. Ad aiutare un po' con le mani ad aprirla, con la punta del coltello poi a far uscire il resto del bacello di vaniglia. Lo mettiamo. Ora che abbiamo messo le nostre uova, la nostra vaniglia e il nostro zucchero, cominciamo a montare. Ricetta di pasticceria, o comunque anche la torta più semplice, sia le dosi che i tempi sono le cose fondamentali, perché è come se fosse chimica. Dopo aver montato le uova per 2 minuti, aggiungiamo l'olio e, se volete, potete aggiungere la cannella. L'olio lo aggiungiamo a filo, quindi piano piano. Quindi un cucchiaio di cannella, e dobbiamo aggiungere la farina setacciata, il cacao, il lievito e lo yogurt, quindi tutto il resto. Setacciamo la farina, e ora aggiungiamo anche lo yogurt. Questo andrà bene. Lo yogurt greco è anche più denso, anche per questo a me piace molto. E continuiamo a mescolare.
Allora, ora inseriamo le gocce di cioccolato. Solo che dobbiamo ricordarci di levarne due cucchiai prima. Quindi prima io levo due cucchiai. Verso tutto il resto nel composto e aggiungo anche delle noci, una manciata di noci. Io le aggiungo più grosse, non le spezzetto tantissimo perché mi piace sentirle. Incorporiamo tutto sempre dal basso verso l'altro in modo che così riusciamo a prendere tutto il composto. Perfetto, adesso questo è pronto. Dobbiamo imburrare la teglia, attaccare il forno e sbucciare le pere. Allora, per quanto riguarda la teglia, io faccio sempre così: prima metto la carta a forno, chiudo cerniera, ok, e piano piano strappo tutto l'eccesso di carta. Imburriamo e infariniamo la teglia. Prendiamo tutto. Mettiamo un po' di farina. E cominciamo a distribuirlo in tutto il bordo. Versiamo tutto l'impasto nella tortiera, livelliamo cercando di essere il più omogeneo possibile in modo che non gonfi più da un lato che dall'altro. Ok, e ora tagliamo le pere. A me piacciono più spesse, quindi le taglierò più spesse e in base anche alla pera, al tipo di pera e alla grandezza. Una volta che abbiamo le pere pronte, prendiamo di nuovo la nostra tortiera e facciamo una sorta di corona. Le mettiamo tutte attorno, cercando di non spingerle troppo verso il basso. Prima metto tutte le fette più larghe, cercate di non spingere troppo in fondo. Continuiamo con le altre a riempire. Quelle più piccole magari le mettiamo al centro. Mettiamo le gocce di cioccolato che erano rimaste, quei due cucchiai che avevo messo da parte.
e mettiamo in forno a 180 gradi per 45 minuti. Mi raccomando, i primi 30 minuti non dovete mai aprire il forno.